Gramsci dice esplicitamente che Stato e società civile sono due entità separate nella ideologia liberale, che il liberalismo afferma questa separazione e contrappone la società allo Stato. Uno dei concetti fondamentali dei Quaderni del carcere è il nuovo concetto di Stato che Gramsci definisce nei suoi scritti carcerari. Gramsci usa inventare a volte delle espressioni, o meglio anche, o altre volte anche prendere delle vecchie espressioni e usarle in modo nuovo. Una delle espressioni nuove che lui inventa e poi usa ripetutamente è quello di Stato integrale. Cosa vuol dire Stato integrale? Gramsci usa questa parola, questa espressione, per definire come lui vede il nuovo tipo di Stato che si è creato soprattutto nel Novecento nei paesi sia capitalistici, ma anche in Unione Sovietica, ma anche nei paesi fascisti. Cioè, Stato integrale sta a significare che Stato e società civile sono qualcosa di unito, di collegato in modo dialettico, che si influenzano a vicenda, non sono due entità separate. Gramsci dice esplicitamente che Stato e società civile sono due entità separate nella ideologia liberale, che il liberalismo afferma questa separazione e contrappone la società allo Stato. E chiede che lo Stato sia il meno presente possibile per lasciare sviluppare le forze economiche, ad esempio, se vogliamo intendere, come faceva Marx, la società civile come mondo economico. In realtà non si ha mai questa completa separazione fra Stato e società civile, ma soprattutto, dice Gramsci, non la si ha nel Novecento, perché nel Novecento il rapporto fra Stato e società civile è diventato molto più stretto che nel secolo precedente. Marx aveva di fronte un tipo di società, un tipo di Stato diversi, un tipo di Stato molto meno sviluppato. Invece nel Novecento, quando ormai è nata la società di massa, quando sono nati quindi nuovi problemi derivanti sia dal fatto che le masse sono entrate nella vita politica, non possono essere più tenute ai margini dalle élite e dalle classi dirigenti, ma anche di fronte alle crisi economiche ripetute che Marx aveva previsto, per far fronte alle quali si richiede sempre un maggiore intervento statale, per tutta questa situazione che si crea all'inizio del Novecento, il rapporto fra società e Stato cambia radicalmente. Cambia, secondo Gramsci, in due modi. In primo luogo, con un massiccio intervento dello Stato nell'economia. Questo è un fenomeno generale che interessa sia gli stati capitalistici di tipo liberale, sia le socialdemocrazie del Nord Europa, sia il New Deal americano, per esempio, dopo la crisi di Wall Street, sia lo Stato sovietico, sia lo Stato fascista, in cui il fascismo interviene nell'economia cercando anche lì di razionalizzare, di dare un piano allo sviluppo delle forze economiche. Quindi lo Stato interviene nell'economia. Il vecchio Stato liberale, lo Stato minimo, lo Stato carabiniere, il laissez-faire, la politica che deve intervenire il meno possibile, non esiste più. L'economia ha bisogno della politica, perché se non c'è l'intervento dello Stato, le crisi periodiche dell'economia capitalistica provocano una crisi generale insopportabile. Quindi deve intervenire lo Stato per razionalizzare l'economia. Quindi, da un lato, questo è il primo aspetto per cui Gramsci parla di Stato integrale, o usa anche l'espressione di Stato allargato. Secondo aspetto riguarda invece gli apparati statali. Nello Stato tradizionale di tipo ottocentesco lo Stato è soprattutto un insieme di apparati repressivi. Invece nello Stato del Novecento lo Stato non può limitarsi a reprimere le masse, ormai le masse sono entrate nella vita nazionale, soprattutto con la Prima Guerra Mondiale in Europa vi è stata una mobilitazione, una presa di coscienza, una crescita della soggettività delle masse, e quindi
Le classi dirigenti borghesi devono usare lo Stato anche in altro modo, non solo in modo repressivo. Quindi accanto agli apparati repressivi, l'esercito, la polizia, eccetera, eccetera, nascono gli apparati del consenso, come li chiama lo stesso Gramsci. Questi apparati del consenso in Gramsci sono apparati che riguardano soprattutto la creazione del senso comune di massa. Questo senso comune di massa che è fondamentale per la sopravvivenza del sistema capitalistico e di qualsiasi sistema. Questi apparati culturali o del consenso sono appunto sia pubblici che privati, proprio perché in Gramsci non c'è questa distinzione forte fra pubblico e privato. La realtà è una. E non c'è separazione appunto fra Stato e società civile. Facciamo qualche esempio. Quali sono questi apparati del consenso? Ad esempio, le scuole. Le scuole sono un grande apparato del consenso che formano, non soltanto che danno, che istruiscono, che danno delle nozioni, eccetera, ma formano anche un senso comune che porta la popolazione ad accettare la società esistente. E le scuole possono essere sia private che pubbliche. Oppure un altro apparato del consenso per Gramsci sono i mass media, ai suoi tempi soprattutto la stampa, ma già incomincia a intravedere le potenzialità della radio e anche del cinema. E oggi ovviamente sarebbe non a caso la critica mass mediologica statunitense applica le categorie gramsciane allo studio della televisione, che è evidentemente l'apparato del consenso più importante che c'è nei tempi moderni. Ma Gramsci estende molto la nozione di apparato del consenso, per esempio sono tutti apparati del consenso le chiese, di tutti i tipi, sono apparati al consenso anche i partiti e i sindacati, se svolgono l'azione di far accettare alle masse la società borghese in cui si trovano a vivere. Quindi gli apparati del consenso sono più importanti nel mondo moderno degli apparati repressivi. Gli apparati repressivi esistono sempre e intervengono soltanto in casi estremi, magari in casi particolari, di fronte a un cambiamento politico non gradito ci può essere un golpe, per esempio, no? Come anche c'è stato in Brasile oppure in Cile, eccetera, eccetera. Però di solito quelli che funzionano e funzionano meglio nelle società più avanzate soprattutto sono gli apparati culturali, gli apparati del consenso. Questi apparati formano un senso comune di massa. Questo senso comune di massa è quello che permette soprattutto alla società esistente di riprodursi. Quindi sono ugualmente importanti e più importanti degli apparati repressivi e sono in collegamento dialettico con l'economia. Sono l'ambiente in cui l'economia capitalistica può andare avanti contando sull'ubbedienza dei proletari, contando sull'ubbedienza dei lavoratori, contando sul fatto che diventa persino difficile pensare che è un altro mondo è possibile, come si dice con un'espressione di oggi, no? Il movimento dei movimenti diceva un altro mondo è possibile, ecco, ci vuole uno sforzo per capire che un altro mondo è possibile, perché il senso comune che viene creato è che questo è l'unico mondo possibile, che questa società è l'unica società possibile, che non è possibile una organizzazione sociale, economica di tipo diverso. E questo noi lo pensiamo proprio perché ci sono questi apparati del consenso che ci mettono dentro questo senso comune in base al quale poi tutti finiamo per agire. Il concetto di Stato integrale secondo me è enorme, perché anche oggi vediamo che non c'è una vera separazione fra Stato e società civile. È illusorio pensare, come a volte si fa, che la società civile è qualcosa di buono e lo Stato, la politica sono qualcosa di cattivo, è un'illusione. Infatti tutti i movimenti che nascono dalla società civile e poi diventano politica, si istituzionalizzano, eccetera, finiscono quasi per tradire le aspettative. Perché? Perché sono l'attesa del fatto che dalla società civile possa salire dal basso un movimento del tutto diverso, tutto buono contro uno Stato tutto cattivo, è per Gramsci un movimento illusorio. Significa
ripetere le illusioni dell'ideologia liberale. Infatti Gramsci dice che ci sono dei nessi molto profondi, teorici, fra l'ideologia liberale e le ideologie, diciamo così, anarco-sindacaliste, come si chiamava allora. Anarco-sindacalismo era una corrente teorica che faceva capo al pensatore francese Sorel, che del resto anche influenzò molto Gramsci. Ecco, era un'illusione, e Sorel, per esempio, affermava che il proletariato non dovesse partecipare alle elezioni, non dovesse partecipare al Parlamento, non dovesse interessarsi dello Stato, non dovesse formare partiti politici, i lavoratori dovevano stare nel loro mondo, completamente separato da quello borghese, ecco, perché loro erano qualcosa di buono e il mondo istituzionale era qualcosa di tutto cattivo. Gramsci afferma che questa visione è una visione liberale da cui non può nascere un cambiamento reale della società.